Generation Fest 2024. È giusto anche sbagliare, cioè se hai sbagliato vuol dire che hai provato e probabilmente hai provato qualcosa che non sapevi fare. Camminare, andare dritto e guardare il tuo obiettivo. Io sono sicuro che né io né gli altri saremmo mai arrivati a questi traguardi da soli, quindi il consiglio che vi do è, ragazzi, cercate di fare team. L'unico consiglio che vi posso dare è di sbattere la testa contro quel muro, perché sennò non imparerete mai. Voi siete la generazione Erasmus, la generazione che costruisce l'Europa attraverso relazioni, rapporti, perché noi abbiamo bisogno di Europa. I giovani hanno anche una potenza ideativa incredibile dai 15 ai 30 anni. Non so se siete consapevoli, ma dovrebbero essere consapevoli gli adulti. Cioè, hai questa opportunità, giocatela bene, perché le opportunità molte volte arrivano una volta sola. E quindi questo mi ha dato molta carica e mi si è alleviata l'ansia. Senza rispetto non c'è libertà. Sono papà di tre ragazzi fantastici che hanno tutti la vostra età e in voi rivedo un po' di loro e soprattutto un po' di Giulia. Ognuno ha i suoi tempi, non è che tutti abbiamo gli stessi, non è che siamo degli orologi che fanno tutti la stessa ora. Il tempo, devo dire, che importanza ha se Paolo Conte ha fatto successo a 40 anni o a 20 o a 25? Quando è stata la sua ora ha fatto successo, un grande successo. King Bob! Beh, io dico sempre di non accontentarsi mai di quello che fa per farlo meglio il giorno dopo. Se sei convinto di ciò che sei e di ciò che fai, difficilmente puoi farti abbattere da commenti di persone che fondamentalmente non conosci, non mostrano neanche il loro viso. Devi giocare, devi provare e se vedi che continui a giocare e perdere, allora prova a cambiare mazzo. Io credo nel valore civile della letteratura. Credo che se ci si rende conto di essere stratificati si riesca poi meglio ad entrare in comunione con gli altri. Io credo in questo. Io cerco di non fare i contenuti che la piattaforma mi richiede. Cioè, in generale io faccio le cose che mi piacciono. Non abbiate paura di avere delusioni, perché la fatica, tutto ciò che è duraturo, poi lo ritroverete nel vostro percorso, nella vostra realizzazione. Perché il cambiamento è nelle nostre mani, cari ragazzi. 35 anni fa, a Berlino, ci hanno dimostrato che si può fare e oggi tocca anche a noi.